E andiamo con il terzo classificato con il tempo di 34:12, Samuele Mastropasqua, che riceve l'applauso di Manfredonia. Samuele Mastropasqua dell'Atletica Amatori Cisternino, eccolo qua, l'applauso per Samuele. Sali, prego Samuele. Andiamo con il secondo, con Domenico Ricatti della ASD Corri Castrovillari. Dov'è Domenico? Eccolo qua, è lui che ha incitato il pubblico stamattina prima di partire e riceve l'applauso di Manfredonia. Mimmo, primo con il tempo di 33:22, diciamolo insieme, è Francesco Calò dell'Athletic Academy Bari. Eccolo qui il podio della sesta Re Manfredi Run 2023, sono loro i primi tre uomini che ricevono ovviamente adesso tutti i premi da Ciro Gelsomino. Certo, il premio che costa in una coppa nella medaglia offerta dall'Aeronautica Militare è da un gioiello, mi sembra. Mentre attendiamo che la premiazione termini, io ricordo che hanno contribuito alla buona riuscita di questa manifestazione Marina del Gargano, Visita Michele Fissi, Alliance for Agen, Coyote Paninoteca, Fascione Giovanni, Bar Crema Cioccolata, oltre al Bar Nacca. Allora, una domanda veloce, una sola, la facciamo al vincitore assoluto. Dici com'è andata, dai. È stata una bella gara e soprattutto è stato bello correre nella mia città. Sono molto contento, grazie a tutti. E allora forza con l'applauso Manfredonia, forza per Francesco Calò, primo assoluto insieme a Mimmo Ricatti e a Samuele Mastropasqua. Un applauso da tutta Manfredonia. Bravo.